Ma ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video dove andiamo a prepararci per Capodanno. Iniziamo dal trucco. Infatti mi sono già messa la fascetta in testa e ci andiamo a truccare con questa palette. Deborah Milano Makeup Book. È un kit di make up che mi hanno regalato per Natale e io lo adoro, adoro. E se nella scatola andate a puntare sul codice a barra con il vostro cellulare, potete seguire le istruzioni di trucco. Ci saranno dei video che ha fatto il makeup artist Luca Manucci, che vi spiegherà come truccarvi con questa palette. E adesso vi faccio vedere nel dettaglio come è fatta il mio book. Allora, lo apro così perché è pesante. Sono veramente, veramente tanti. Dovete sapere, ecco, che sono 60 ombretti. Cipria, due ciprie, terra e bronzer, farde blush 4 e due illuminanti, 10 rossetti, due correttori e due lip gloss. 60 ombretti, ragazzi, è fatta così. Due lip gloss, 10 rossetti, due illuminanti, quattro blush, due ciprie, terra e fard, insomma. Tantissima, tantissima. Terra e bronzer, volevo dire. Beh, veramente, veramente bellissima, ragazzi, bellissima. Adesso andiamo a fare un trucco adatto per il Capodanno. Ok? Io non ho truccato la mia base perché? Perché voglio andare ad usare anche questi glitter di Astra. Se sarà necessario, userò anche questi perché tanto a Capodanno dobbiamo essere extra. L'extra non è mai abbastanza, Capodanno. E allora comincio col truccarmi. Ecco, non so dove mettere tutte queste cose, veramente. Facciamo così. E così. Allora, come prima cosa io vorrei cominciare con mettere il correttore, però lo voglio prima swatchare perché non li ho provati, quindi lo swatcherò. Beh, si può mettere prima quello chiaro e poi quello scuro. Quindi andrò a mettere sotto quello chiaro e sopra quello scuro, credo. Credo che questo però vada bene. E lo metto anche sopra come base del mio ombretto. Voi sapete che io come base metto sempre il correttore. Ecco qua. E sono andata anche a correggere un po' la mia occhiaia. Ecco. Poi vado a fare la stessa cosa dall'altra parte. Io ho preso la più chiara. Poi vedo se c'è bisogno, metto anche la scura, ma per adesso vado di quella chiara. La tonalità più chiara, che sarebbe la numero 1 del correttore. No, i correttori non hanno numeri, quindi io dico la numero 1, ma gli ombretti invece avranno i numeri, quindi ve li dirò con i numeri. Così non vi sbagliate.
Ogni ombretto è numerato. Io metterò anche un po' di quello scuro, sì, così, è così. Credo che messi in combo sia meglio per me, per la mia occhiaia. Ecco, vado qua, ecco così, e la stessa cosa la faccio di qua. Allora, e poi vado a prendere la cipria e prendo le di cipre, ce ne sono due, una con scritto Debora e un'altra senza scritta. Io prendo questa qua, più chiara, e vado a tamponare il mio correttore. Ecco, potrei farlo anche con questo. C'è anche la spugnetta, giusto? Questa spugnetta qui che ho preso di Essence e vado a tamponare con questa la cipria. Comodissima, devo dire. Mi ero dimenticata, ma è comodissima. È perché l'ho comprata da poco e quindi mi ero dimenticata completamente. Ma è molto molto comoda. Poi io comincio sempre, come sapete, dalla mia piega dell'occhio. Vado a mettere il numero Watts. Watts. Beh, diciamo che sono veramente tanti questi colori che dobbiamo un po' anche vedere come siamo vestiti. Io adesso poi metterò un vestito che, sinceramente, non so se sarà quello che metterò io per Capodanno, è un consiglio, però. E visto che io voglio essere extra, userò un colore che uso poco. Eh sì. Andiamo con il blu. Eh sì, sarò proprio extra. Andiamo con il blu, ma però se metto il blu. Vediamo se posso metterci anche questi glitterini. Assolutamente sì, perché alcuni glitterini di questi, tipo questi qua, hanno l'azzurro in mezzo. Quindi io vado su tutta la palpebra con l'azzurro. Naturalmente, io che ho l'occhio blu, non mi trucco molto di azzurro con questi colori freddi. Non sono molto abituata. È proprio per questo che voglio fare un colore. Sapete cosa? Sopra il blu ci vado a mettere anche un po' di lilla. Lilla e blu mischiati insieme. Vediamo. Tutta una prova. Eh sì, un po' di viola ci sta. Viola, viola. Poi, fortunatamente non ho fatto la base, così se c'è un po' di fallout, andiamo a sistemarlo. Nella piega dell'occhio vado a mettere sempre un color 17. Qui si chiama 17. Un colore molto chiaro che dà lo stacco fra quella mobile e quella fissa. E intanto faccio una palpebra, poi fuori camera farò l'altra. Alla fine del mio occhio vado sicuramente a mettere un viola più scuro. Visto che siamo andati di viola e blu, un viola più scuro, che lo andiamo a mettere qua.
Ok. Poi vado a prendere un altro viola, ancora più scuro, e lo voglio mettere proprio all'attaccatura delle mie ciglia. Proprio qua, attaccato alle mie ciglia. Molto più scuro. Ecco, poi lo vado un po' a sfumare con un pennello un po' più ampio, la sfumatura, diciamo. E lo faccio così. Poi, visto che siamo andati anche sul viola, io andrei a metterlo anche sotto. E metterei sotto. Metterei il viola che ho messo prima, quello più scuro, questi due che ho mischiato. Ho mischiato il 33 e il 32 e lo vado a mettere un po' qua sotto nella palpebra inferiore e lo unisco qua e faccio una cosa tipo del genere. Ecco, così. Poi, visto che ci siamo, andiamo ad usare questi glitter. E adesso vediamo che glitter posso usare. Allora, innanzitutto vado a correggere con il correttore queste parti qua e questa qua. Come glitter io voglio mettere questi qui. Sì, perché credo che siano quelli che ci stiano meglio. Non hanno nomi, ma io metto questi. Credo di. Ci stanno molto molto bene. Sempre con un pennello piatto. Che ho usato prima anche, vado a prendere questo colore un po' di illuminante e lo metto all'inizio del mio occhio qua per illuminare un po' questa zona qui e lo faccio anche così con le dita, lo sfumo e lo vado a mettere anche qua sotto l'arco sopraccigliare. Più siamo luminosi e meglio è a Capodanno. Qui abbiamo anche una matita occhio. Occhi. Questa. E la proviamo. La proviamo. Ecco, io la metto all'interno dell'occhio. E un po' sopra. Un consiglio, temperatela prima di metterla. E perché è molto molto appuntita. Ecco. Sì, ci sta. Fuori camera vado a fare il resto, cioè fondotinta, l'altro occhio, sopracciglia e tutto. Tutto fuori camera. Fuori camera vado a fare tutto il resto che manca. Fondotinta, sopracciglia, mascara. Ritorniamo quando devo mettere i blush, la terra, quelle cose lì. E i rossetti. Bene, mi sono fatta le sopracciglia e la base e adesso andiamo a fare con la cipria, la terra, il bronzer, tutto il resto che troviamo qua nella palette. Allora, cominciamo con la cipria. Io uso questo qui sempre su tutto il viso, anche non mi importa.
La tampono dappertutto. E uso sempre la cipria, diciamo numero 2, la seconda, quella che non ha la scritta di Deborah. E la metto così su tutto il viso. Poi vado a mettere il bronzer. Allora, qua abbiamo la terra, il bronzer è questo qua. Io metto il bronzer. Il bronzer è il secondo. Eccolo qua. E lo metto un po' qua in alto. Devo dire che i glitter di Astra bisogna fare molta attenzione perché fanno molto molto fallout. Quindi il consiglio che vi do io con i glitter di Astra è di farlo dopo. Allora, io vado a mettere anche un po' di correttore, anche se ho sbagliato, dovevo metterlo prima, qui, in questi formicolini qua. Dovevo metterlo prima di mettere la cipria. Ecco. Adesso ci devo ripassare con la cipria. È stato un errore mio, scusate. Perché c'ho dei formicolini qui che non mi piacciono. Ecco, ho messo il bronzer e adesso vado a mettere il blush. Vediamo che blush andiamo a mettere. Ma proviamo il numero 3, proviamo questo qui. Qua proviamo, io scrullo sempre il prodotto. I blush sì, sono abbastanza caldi, sì, sono cercata di andare su un po' più freddo, ma invece l'ho preso caldo ugualmente. Sì, mi attirano di più i blush così che ne quelli rosati, ma con questo trucco forse dovevo mettere un altro blush. Vediamo se riusciamo a correggere la situazione del blush. Un po' così. E mettendoci magari sopra un blush più freddo, il numero 2. Vediamo. No. Sono sempre molto caldi questi blush. Mi hanno fatto un blush molto caldi questi di Deborah. Va bene, ormai è andata così. Adesso andiamo, cerco un altro pennello per mettere l'illuminante, scusate. Prendo questo qui e metto l'illuminante. Io metto questo qua rosato. Vediamo se riusciamo un po' magari a salvare la situazione. Beh, certo, col violetto ci sta sicuramente meglio un blush più, un illuminante più rosato. Guardate che illuminante, ragazzi. Bellissimo. All'arco di Cupido. E anche qua. È bellissimo. Sono andata sui toni viola e quindi adesso sarà difficile trovare il rossetto. Perché sono andata sui toni viola, quindi prendo anche un pennello da rossetto. Sotto il pennello da rossetto, ecco. Perché se metto un rosso, poi farei un. Mi andrei ad uccidere. No. Bisogna che vado sul tono qui. Abbiamo molti rossetti caldi, ma io metterei. Ma forse il numero 9. Proviamo.
Sì, con un look così. Sono rossetti liquidi, ragazzi, quindi. Sicuramente sopra andrei di glass. Userò il pennello che ho io e vado a mettere un lucidalabbra. Sono due, io metterò il numero uno che è quello più chiaro. E lo metterò qui sopra. Ma non finisce qui. Perché ragazzi, vado a mettere anche i glitter sulle labbra. Metterò questi qua, che sono più neutri, secondo me. Io direi che è un look abbastanza per le feste. Che dite? E adesso mi vado anche a vestire. Ci vediamo dopo. Vi faccio vedere l'outfit, diciamo. È la mia opzione per Capodanno. Questa borsa e questo cappotto. Stivaletti marroni. Così. E vi do anche due opzioni per gli orecchini che vi metterò qua da qualche parte. Adesso vi saluto, il video finisce qui, ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale e lasciate tanti, tanti like a questo video. Ciao!